amici della Serie I, buonasera da Gianmarco Cervi e benvenuti nella splendida cornice dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Sta per cominciare la finalissima della Coppa delle Industrie 2017, un percorso entusiasmante iniziato a marzo per Rent365 e Varilux, che sono qui a contendersi il trofeo davanti a un pubblico meraviglioso che sta cominciando a riempire le tribune. Noi ne approfittiamo per dare un'occhiata alle formazioni. Rent con Pentasuia, Cimino, Silva, Catano, Caio, Scilla, Ivan Capretto e Attinari. Risponde con Mugano, Sotto, Tonelli, Bene, Manassero, Miccioni, Albo, Peraldo, Zambotti e Finizza. Tutto è pronto, le squadre stanno per schierarsi sul terreno di gioco. Sarà sicuramente spettacolo. In una cornice così non può essere altrimenti. Mettetevi comodi, lo stanno facendo tutti e godiamoci lo show. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for granted. This nigga bullet, you bandit. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted though, they in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it like a panda? Ready, go, partiti. Manovra Rent. Pentasuia, calcia subito. Calcio di punizione per Varilux, c'è Finizza sul pallone che è un discreto mancino, ce l'ha mostrato a più riprese durante la stagione. Fischia adesso il direttore di gara, parte Finizza sul fondo. Silva scambia con Pentasuia, prova a piazzare, Tortosa respinge, poi il pallone rimane lì. Zambotti prova a coprire il possesso, attaccato da Caio, l'ultimo tocco è di Zambotti. Allora calcio d'angolo, Caio dalla bandierina. Caio la prende Tortosa, poi subito per Peraldo, porta palla Peraldo, pensa al tiro, fa partire, Scilla si supera, Zambotti punta la porta, ce l'ha sul mancino, può calciare, scarica invece in indirizzo di Peraldo. Finita di prima, grande palla per Zambotti, per l'1-0 e salva tutto incredibilmente Scilla, occasione enorme per Varilux per andare sull'1-0, eroico Scilla. Due da qui, attenzione, palla persa, recupera Zambotti che calcia sul fondo. Anzi Peraldo, però c'è il fallo di Pentasuia che prende il giallo da ultimo uomo, calcio di punizione dal limite. E questa è una grande occasione per Varilux, lo era già con la palla in gioco. È finito giù Peraldo, sembra anche essersi fatto male. Calcio di punizione per Varilux, attenzione a Finizza. Finizza sul pallone, rincorsa abbastanza lunga, spaventato Scilla, ne mette tre, più altri due, però c'è Barone tutto solo, attenzione perché Barone se la sta già ridendo, forse per gusta già il gol del vantaggio. Fischia direttore di gara, parte Finizza che va in porta, barriera e poi calcio d'angolo. Con calma adesso Varilux, Finizza sul mancino, Finizza, doppio dribbling, si crea lo spazio per il tiro, calcia Scilla ancora una volta. Zambotti, Finizza, cerca il dribbling, prova a passare, chiuso, contropiede, riparte Capretto, Capretto prova a fare tutto da solo, Capretto calcia! E Rent va in vantaggio con una grande azione personale di Capretto, dribbling secco e destro sul primo palo, col piede debole, 1-0 Rent. Zambotti ricomincia da dietro, Toninelli, controlla di Toninelli, pensa al destro, prova a accelerare Toninelli, va giù! Il fallo di Pentasuia che era già ammonito, secondo giallo e rosso, svolta della partita, incredibile. Espulso Pentasuia e Rent in 4. Incredibile, incredibile quanto è successo. Rent era avanti 1-0, adesso può cambiare completamente la gara. Quindi confermata l'espulsione di Pentasuia, il numero 10 era il migliore dei suoi fino a quel momento. Quindi adesso Rent si trova ad affrontare tutta la partita in 4 contro 5. Fischia adesso Bertoglio, c'è Finizza sul pallone, piazzato, anzi era una palla per Mugal che non riesce a calciare in porta nemmeno dal fondo. Una possibile contropiede di Varilux, manovrato da Peraldo, Peraldo dentro per Toninelli, si sgancia in avanti il capitano, calcia ancora Scilla. Potrebbe diventare l'eroe di serata Scilla per Rent. Toninelli porta palla, passa. Zambotti al centro, chiude benissimo Attinati, attenzione al contropiede, Ivan Capretto prova ad andare da solo, lo ferma Finizza che tiene il pallone in campo, prova ad andare anche da solo, Finizza va via, la mette al centro, gran occasione, Toninelli per l'1-1, Toninelli! Eccolo, l'1-1 del capitano, proprio lui, segna il pareggio per Varilux.
Stava caricando la squadra di spalla a Toninelli da qualche minuto a questa parte e non è un caso che l'1-1 sia proprio suo. Tutto da rifare per Rent, che adesso è l'uomo in meno. Inversione subito. Fischia adesso il signor Bertoglio, si riparte con il risultato di 1-1, ma Rent in 4, espulso Pentassuglia, era andato in vantaggio proprio Rent con il solito Ivan Capreto, poi il pareggio di capitano Toninelli che adesso è in possesso di palla, scambia con Finizza, accelera Finizza, calcio in diagonale, che palla per Micheloni, che mette alto, porta praticamente vuota, subito vicino al 2-1 Varilux. Finizza, Toninelli, controllo di Toninelli, serve ancora Finizza, Toninelli, adesso con calma, intelligenza, pallone buono per Manassero, il cucchiaio e il pallone alto, Scilla ha salvato tutto, salvataggio incredibile di Scilla, Varilux è vicinissima al 2-1, è andato molle qua Manassero, poi Finizza, indietro ancora per il capitano, ce l'ha sul destro, può calciare, serve Micheloni, Micheloni è solo, calcia ancora Scilla e poi Silva in fallo laterale. Capretto, anticipo ancora di Manassero, chiuso, Caio con intelligenza, ricomincia da Silva, grande palla per Capretto, di prima per Caio, che occasione, Caio, palo, ancora Caio, e avanti Renti, incredibile, 2-1 Renti, in 4 contro 5, contropiede perfetto, e Caio la mette dentro, a San Siro, come io avevo predetto una settimana fa, 2-1 Renti, il gol del capitano, incredibile, che cuore. Stiamo assistendo a qualcosa di epico, 2-1 Renti in 4 contro 5, il gol di Capitan Caio, prima il palo, poi non molla un secondo e sulla ribattuta mette dentro il 2-1, attenzione perché adesso Renti è galvanizzata, sull'aereo dell'entusiasmo, altra grande palla di Silva per Caio che non ci arriva. Toninelli, Finizza, calcia Finizza, ancora Scilla. Finizza, va in verticale, Caio chiude, poi scivola Caio, il pallone rimane lì e poi rilancia Scilla. Palla che torna Tortosa, incredibile Varilux, veramente. Rallenta Finizza, la sposta, calcia ancora Scilla che salva tutto e poi fallo laterale. Finizza sul mancino, calcia ancora Scilla, eroico Scilla. Tiene a galla i suoi. Va lungo Scilla con il petto Mugal, Finizza, calcia col mancino ancora Scilla con un'altra parata assurda. Andando dall'altra parte con il pugno destro riesce a metterla in calcio d'angolo. Adesso però un assedio da parte di Varilux. Finizza, controllo di Finizza, cerca il dribbling, Finizza va via, un avversario, due, Finizza, poi l'apertura per Mugal, al centro ancora per Finizza e ancora Scilla, però che rimane lì e questa volta Peraldo lo mette dentro il 2-2 e Scilla non può neanche sdoppiarsi, il dono dell'ubiquità non ce l'ha ancora, ma stava facendo qualcosa di incredibile per Rent, alla fine ha dovuto però capitolare, 2-2 il tapin di Peraldo. Ancora una volta Scilla aveva compiuto un miracolo eroico. 2-2 però e adesso attenzione perché può cambiare l'inerzia della partita. Io non so Rent quanto reggerà ancora in 4 contro 5. Peraldo chiude, contropiede, Finizza, Finizza, vede la porta, ce l'ha sul mancino, Finizza, calcia! E rimonta completata, Varilux avanti! E l'esultanza di Finizza davanti alla tribuna, 3-2, mancava il gol del 10, è arrivato 3-2, adesso si fa durissima per Rent, durissima. Finizza, anzi Peraldo, pallone che arriva a Cimino, ma c'è Zambotti. Poi Zambotti con diagonale! Super gol di Zambotti, fulmina ciel sereno! Un sinistro fulminante, appunto, e Scilla non ha potuto nulla, 4-2 Varilux, che adesso mette le mani sulla Coppa delle Industrie, a meno di qualcosa di incredibile, al quale però mi sento di poter affermare con sicurezza, non credo assolutamente. Niente. Ancora Finezza, cerca la Finezza, scusa il gioco di parole, però neanche torna la conclusione! Di Cattaneo che pesca l'angolino, 4-3, accorcia Rent. Accorcia Rent, vediamo, vediamo, perché il calcio è strano. Calcio di punizione, Fischia Bertoglio, parte Peraldo, col destro, pallone all'incrocio.
5-3, torna più 2 Vallux con un gran gol di Peraldo che poi cerca la telecamera, insomma ci ripensa, verso il centro del campo. 5-3 Vallux, 5-3, torna più 2. Formazione di capitan Toninelli che adesso esce. E poi attenzione, Malassero si ritrova tutto solo davanti alla porta, ma buca incredibilmente il gol del 6-3. Mettendo la palla sul fondo, era abbastanza facile questo. Alla porta, poi se lo mangia Zambotti che va in verticale, subito da finita che scatta per l'ennesima volta sulla sinistra. E poi lo chiude Cattaneo. E c'è time's up, triplice fischio del signor Bertoglio. È finita 5-3 per Vallux che vince la Coppa delle Industrie che alzerà al cielo di San Siro. Più tardi e poi grande esultanza per una vittoria meritata per quanto fatto vedere quest'anno, ma anche l'anno scorso. Ricordiamo che l'anno scorso Essilor, che poi era la stessa squadra, fece vedere grandissime cose senza però arrivare a portare a casa nulla. Quest'anno è arrivato un trionfo importantissimo e questi ragazzi si portano a casa con merito. Ma esce a testa altissima anche Rente, che ha giocato tutta la gara in 4 contro 5. Riacciuffata, tornata in vantaggio, ma poi si è dovuta arrendere all'inferiorità numerica. Grazie a tutti, Super Spot. Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy. If the chopper go out for granted, then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda, 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 panda.